Buongiorno cari amici teleascoltatori, eccoci di nuovo qui, puntuali. Abbiamo saltato un sabato ovviamente per quanto riguarda le elezioni, ma riprendiamo il nostro cammino. Finalmente abbiamo la possibilità di ascoltare anche degli ospiti importanti come il nuovo sindaco, se vogliamo dirlo nuovo, Alessandro Grando, che sentiremo tra un pochino. Noi proseguiamo la nostra carrellata con il maestro Massimo Bacci. Buongiorno maestro, è un po' che non ci si vede, non ci si sente. Qui le Buongiorno. elezioni hanno stravolto un po' tutto quanto. Come stai, Massimo? Bene, bene, molto bene. Saluto tutti quanti gli ascoltatori, i teleascoltatori. Bene, non so quanto possa essere utile dopo queste situazioni elettorali, in mezzo alle situazioni elettorali, parlare magari di musica, di Io giovani. penso che sia invece l'armonia che ci occorre in questo momento. Quella che forse sta mancando, perché tutti questi climi elettorali ovviamente hanno portato anche tante parole grosse, cose che nessuno neanche pensa quando le dice. Però c'è bisogno di riarmonizzare tutto quanto e c'è bisogno della musica, senz'altro. Tu, tra l'altro, stai per andare in concerto. Ci vuoi dire che cosa farai? Sì, domani recuperiamo il concerto che abbiamo sospeso, chiamo così, la settimana scorsa, con un concerto interamente dedicato a Mozart, e seguiranno i ragazzi della Junior, la versione Junior dell'orchestra grande Massimo Freccia, i due concerti più importanti di Mozart, quello in Sol maggiore, il K216, e quello in La maggiore. Lo faranno due brave, bravissime soliste che sono all'interno della nostra orchestra, nate e cresciute qui alla Discoli. E sarà un'occasione di avere questa musica sublime di Mozart in un momento che penso veramente, chiaramente sono di parte, come dicevi te, ce n'è bisogno. Perché perdere di vista con tutta la competizione elettorale è importantissima, ma quelle che sono poi le esigenze importanti, nascoste, che non si sentono tanto, ma sono quelle dei giovani. Purtroppo si sente, a parte qualche buona piccola sparuta intenzione di dar loro un terreno fertile, un humus da cui poter crescere per i prossimi anni, ma in effetti è molto carente, ma è carente qui da noi, è carente in tutta la nazione. E c'è, a mio avviso, la miopia di chi non capisce, di non sa guardare al proprio naso, perché se non costruiamo, qua si parla, si dice cemento, tutto è importantissimo, ma se non si cementa i nostri giovani è veramente inutile. Inutile. Noi facciamo questo concerto adesso domenica, domani sera alle 9 al Centro di Arte e Cultura nella Hall. È un concerto che doveva essere fatto insieme a un altro la settimana scorsa. Non si è fatto per una vicissitudine molto sgradevole, incresciosa, insomma. Diciamo, si è manifestato, io capisco in tutto questo agone politico magari si fanno e si dicono delle parole di troppo, ma in questo caso siamo rimasti un po' tutti quanti basiti di vedere un'attività della nostra orchestra che va avanti da quasi 20 anni. Abbiamo fatto il primo concerto nel 2003 nella Loro Consiliare e si lavora e si produce 11 mesi l'anno. E d'altra parte è stato contestato il fatto che magari questo concerto a ridosso delle elezioni potesse essere a favore di X, Y o Z. Per me è una cosa talmente risibile, puerile, però ripeto, sta nella situazione Però si è stati costretti a sospendere appunto per fare in modo che non ci fossero delle polemiche che investissero tra l'altro tanti ragazzi che neanche ci pensano minimamente, sono rimasti che Bravo, pensano al bravo, pentagramma che c'hanno davanti e non pensano a fare altre linee. bravissimo. E poi c'è una cosa importante, è il classico esempio di chi si interfaccia all'arte, qualunque essa sia, potrei dire dal buco della serratura. Un guaierismo che in fondo genera la frustrazione di alcune persone che magari si declina in attacchi come quello della settimana scorsa. Però ripeto, la cosa
importante appunto salvaguardare la serenità dei ragazzi prima di tutto. Poi altrettanto cosa importante è stata il fatto che veramente Scusami Massimo, ma per capire psicologicamente come ci sono rimasti questi ragazzi dopo aver preso la decisione di sospendere e rinviare questo concerto? Che cosa ti hanno detto? Mi hanno detto, la cosa si è percepita però a livello proprio fisico, ma cosa ci azzecca quello che facciamo noi con la politica? Sono ragazzi anche che votano, ragazzi invece molto piccoli, la solista che farà Mozart il quinto a 12 anni, sentirete domani sera che brava. Non lo capisco e si allarga ancora di più la forbice, Fabio, fra quello che si chiama politica e quello che poi è il sentire, il vivere dei nostri ragazzi. Trovo estremamente, non voglio fare nessun aggettivo, anche perché si usano talmente aggettivi questa settimana, viva Dio, speriamo che finisca presto tutto quanto, per la quale non si può giocare, a mio avviso, sulla psiche, sul futuro dei nostri giovani. È veramente un delitto. Non si vede come un abuso edilizio, non si vede come una qualunque cosa, ma è una situazione che segna i nostri giovani. Come può segnarli in positivo? Perché, ripeto, la nostra opera, che non si è fatto che portare avanti il messaggio del maestro Freccia, che ben sai, Fabio, è sentito negli anni anche esplicitato magnifica da Nena. I nostri giovani, ma noi purtroppo qua si usa qualche volta i nostri giovani in campagna elettorale, poi sai benissimo che poi vengono abbandonati. Io devo dire che per la conoscenza che ho di te non mi riesco a ricordare in tutti gli anni che ho vissuto con te queste esperienze di averti mai sentito parlare una volta, che sia una volta, di politica a favore di Tizio, di Caio e di Sempronio. Parlavi di X, Y, Z, ma io ho sentito soltanto dei concerti favolosi come quello che si è tenuto, mi è rimasto impresso a San Nicola, sulla spiaggia dove c'erano centinaia e centinaia di persone ad ascoltare musica, ma nessuno si chiedeva se era la musica di destra o di sinistra. Mi viene Sì. ancora da ridere rispetto a questo fatto, perché quello che è stato suscitato quella volta è una cosa che è rimasta impressa a tutti coloro che hanno partecipato. Non si Ma può sai una capire cosa? altrimenti. Ma infatti, Paolo, Fabio, scusa, io comprendo, ma però non giustifico certi attacchi perché, soprattutto, sono fatti in maniera, a mio avviso, quasi puerile. Gli manca completamente la capacità di sintesi. Non vedo al di là. Di questi appunto attacchi gratuiti, sembrano gli attacchi di un collezionista, sai, di quei cartigli dei Baci Perugina, quegli aforismi, quelle cose che si vede il collezionista che mette là e a un certo punto improvvisamente le tira fuori e fa sfoggio di questa collezione di cartigli dei Baci Perugina, nient'altro. E praticamente, ripeto, non porta nessun tipo di frutto. Però Allora ripeto, Massimo, facciamo così, come si fa quando si suona, no? A un certo punto bisogna girare pagina e andare su un concerto che guardi tutto quanto, anche oltre a quello che è stato l'ouverture, anche quello che poi si fa successivamente. Possiamo girare questa pagina e ricordare invece ai nostri amici ascoltatori che cosa accadrà domani, perché è sicuramente l'aspetto migliore. Intanto per cominciare bisogna dire che bisogna prenotarsi. Se vuoi dare il numero per quanto riguarda la prenotazione. un numero WhatsApp 329 0642 893, ma lo si vede Eh anche no, nella lo devi dire un po' più piano, lo devi dire un po' più piano perché la gente non può correre come te. Tu sai 3. ormai a che velocità, noi siamo ancora su andamento lento. Bene, adagio, adagio. 329 06 42 893. Ma più importante, andate nella pagina dell'Orchestra Giovanile Massimo Freccia Facebook e le troverete tutto quanto esplicitato in maniera Dove si esaustiva. terrà questo concerto, Massimo? Al momento, nell'unico posto che possiamo tenerlo qui alla Dispoli, nella hall del Centro di Arte e Cultura. È Quante inutile persone stare. potranno entrarci, Massimo? In sicurezza non più di una Ah. cinquantina, non possiamo andare oltre questa capienza. Siamo ridotti Perché all'lumicino proprio. Siamo ridotti ti proprio veramente a ricordi, poco. Fabio, ti ricordi i concerti fatti con tutto Viale Italia pieno fino in fondo e tutta la piazza Rossellini? Però ripeto, Dobbiamo recuperare.
Speriamo che presto, anzi, tra un pochino, tra qualche minuto, avremo con noi il sindaco di Ladispoli e cercheremo di fargli fare questo sforzo di trovare una soluzione per quanto riguarda un concerto estivo. Non so se avrete delle date libere per poterlo fare, ma dove finalmente tutta quanta la gente possa recuperare questa armonia che ne abbiamo tanto bisogno. Una cosa importante, Fabio, è che spero veramente tanto, e che anche il sindaco ce lo permetta, di poter fare la nona edizione del campus, il Summer Camp, che tanto sta facendo negli anni. Abbiamo fatto 8 edizioni, 8 anni di questi concerti estivi, di preparazione, di corsi di perfezionamento, che hanno portato alla Ladispoli tanta gente, tanti ragazzi, anche fuori di Ladispoli, appunto per avere questa possibilità di suonare con l'orchestra, da solisti con l'orchestra, far musica da camera, e speriamo che anche quest'anno si possa, come gli 8 anni precedenti, poter fare questa che sarà la nona edizione del campus. L'anno scorso si sono fatti ben 18 eventi nel mese estivo. 18 eventi prodotti in questo lasso di tempo di un mese. Speriamo di poterlo fare anche quest'anno. Io ho fiducia che ce la faremo. Allora, Massimo, puoi rifornire di nuovo in ogni caso il sito dove si possono ritrovare le informazioni più importanti? La pagina Facebook, che è una pagina chilometrica, dell'Orchestra Giovanile Massimo Freccia, e lì avrete tutto quello che c'è da sapere. Grazie Massimo, buona Grazie, estate, devo dire buona musica soprattutto. Grazie Fabio. Massimo. Ciao. Allora. Dovevi fare la domanda di Massimo Bacci dell'Orchestra Giovanile, molto importante. Trovare uno spazio per fare dei concerti meravigliosi che abbiamo fatto a San Marino San Nicola. Grazie. Allora, in effetti chiedo scusa perché quello che ho detto con Massimo Bacci quasi quasi mi passava dalla mente, anzi mi è passato completamente dalla mente, che parlava di spazi. Domani sera ci sarà un concerto presso il Centro d'Arte e Cultura e ovviamente gli spazi sono limitati a 50 persone. Chiedevo a Massimo Bacci, possiamo trovare una soluzione per quanto riguarda l'estate per poter fare un concerto all'aperto? Lui ricordava una volta che è stato fatto questa cosa su Via l'Italia e Via l'Italia era tutta quanta piena di persone che volevano ascoltare la musica. 50 persone per un'orchestra così importante come quella giovanile Massimo Freccia non è di tutti i giorni e non è per tutti i comuni. Ecco, voleva un impegno da parte tua per quanto riguardava la possibilità in futuro per poter suonare e far stare bene anche le altre persone in una situazione di armonia ritrovata per quanto riguarda la città. Già in passato abbiamo ovviamente collaborato con l'orchestra Massimo Freccia, col maestro Massimo Bacci, che tra l'altro colgo l'occasione per salutare, e abbiamo, ricordo, per esempio, organizzato un bellissimo concerto a Marina di San Nicola sul lungomare. È stata veramente una cosa molto bella e suggestiva. Abbiamo anche la Grottaccia, vorrei ricordarlo, insomma, un sito che abbiamo riportato alla luce tramite un'associazione locale, organizzando eventi culturali anche di ottimo spessore. Abbiamo dei luoghi anche ulteriori al lungomare di Marina di San Nicola che possono essere utili a questo scopo, vicino alla Villa Romana, e poi c'è anche il centro città, quindi di occasioni, di possibilità ne abbiamo diverse. Quindi se, col maestro Bacci sicuramente ci confronteremo e valuteremo la possibilità di individuare una location piuttosto che un'altra. L'Orchestra Giovanile Massimo Freccia è un'eccellenza per la Ladispoli, penso che insomma tutti voi, tutti i nostri ascoltatori la conoscano, e se non hanno avuto l'occasione di ammirarli dal vivo, li invito a farlo in una delle numerose possibilità che ci offrono continuamente. Grazie Sindaco, Grazie, buon buon weekend. proseguimento. Allora, noi concludiamo qui la nostra trasmissione e speriamo di avervi dato un'informazione esaustiva per quanto riguarda i problemi di Cerveteri e quelli di Ladispoli. L'appuntamento ovviamente è per sabato prossimo alla stessa ora, ore 10, presso le frequenze di Centro Mare Radio. Un saluto alla regia Luigi Cicillini, un saluto a tutti quanti voi cari amici ascoltatori, l'appuntamento è per sabato prossimo.